Ciao amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di smartwatch, oggi torniamo a parlare di Zordai, oggi vi racconto la mia esperienza con Zordai OD5 nella versione Pro. Poche le novità rispetto alla versione OD5 base, qualcosa in più, ma io non capisco tanto questa tecnologia cinese, soprattutto non capisco tanto la loro politica dei prezzi, perché il modello Pro ha qualcosa in più ma costa di meno che il modello normale. Infatti attualmente è venduto tra i 15 e i 20 euro su AliExpress. Vi lascio il link in descrizione a questo video. Viene anche chiamato Watch 6 dall'azienda. OD5 Pro, uno smartwatch che fa davvero tantissime cose e costa come un cinturino. Ve ne parlo meglio dopo la sigla. Ok ragazzi, passiamo al banco di prova, recensione un po' più flash di questo Zordai OD5 Pro. Perché? Perché io ho già provato OD5 standard tanti mesi fa. Lui è praticamente, ragazzi, non ci giro intorno, lo stesso watch. Questi sono un po' i misteri della tecnologia cinese, perché cambiamo il nome, cosa abbiamo di più? Un Bluetooth che qui diventa 5.0, prima invece, ragazzi, non lo era. Abbiamo lo stesso display, comunque IPS, ma con risoluzione 360x360, quindi un filo più alto rispetto ai 280x280, se non ricordo male, del modello precedente. Una batteria 280 mAh, leggermente, ragazzi, più grande. Ma questo orologio, che essendo la versione Pro, secondo loro, costa di meno. Perché? Perché lo troviamo su loro AliExpress, quindi non sul sito ufficiale. Vi lascio il link in descrizione a questo video, quando in offerta a tipo, ragazzi, 15 euro. Non sto scherzando, questo watch è completo e costa solo 15 euro. Abbiamo un po' di manualisti con il codice QR per scaricare l'applicazione Zordai, compatibile sia con Android che con iPhone, applicazione vista già tantissime volte. Poi abbiamo il cavo USB a pin magnetici per andarlo a ricaricare. Si carica in maniera abbastanza rapida, ragazzi, e vi parlo subito di batteria di questo watch. Sono riuscito a sfiorare una settimana di utilizzo, ve lo faccio vedere, eccolo qui, guardate quanto è sottile il corpo, ragazzi, è in lega di alluminio, sentite il click, non so se riesco a farvelo sentire. Quindi davvero per una cifra al di sotto dei 20 euro noi ci portiamo uno smartphone in alluminio. Abbiamo cinturini sostituibili da 22 mm con sgancio rapido, e qui ragazzi devo dire che questo cinturino è di buona qualità, anche il tipo di aggancio che poi va, torna qui nella sua asola, devo dire è davvero un buon cinturino, non mi ha dato problemi in queste settimane che lo sto provando, perché io, ragazzi, tutti i prodotti, soprattutto gli smartwatch e le cuffie, li provo realmente per tanti giorni. Quindi non è che lo tiro fuori dalla scatola e faccio il video leggendo la scheda tecnica. Insomma, io di solito, ragazzi, preferisco provarli. Comunque, proseguiamo nella disamina. Abbiamo qui i pin magnetici. Qui abbiamo tutti i vari sensori in grado di misurare tante cose. Va bene, ragazzi, lasciamo perdere tutte le misurazioni. Concentriamoci un po' di più su quella del cuore, che lo fa in automatico e non è male, cioè si avvicina grosso modo a smartwatch che costano un pochino di più. Per il resto, ragazzi, è puramente marketing. Il display, vi ho detto che è un IPS, quindi non un AMOLED, ma si vede molto bene. Ora, luminosità è al massimo. Vedete anche la nostra tendina qui delle notifiche, che può andare a, ecco, in varie schede, guardate quante ce ne sono. Poi ritorna sempre all'originale. Abbiamo l'orario, batteria, lo stato della connessione, giorno e mese che resta, giorno e settimana che resta, comunque in inglese, anche questi restano in inglese. Bella questa watch face. Poi abbiamo il nostro speakerino, il nostro, ragazzi, microfono, tutto qui incorporato in questo corpo, in, ecco, microfono che va un po' a occludere quando lo abbiamo al polso. Tutto il retro, ragazzi, è in policarbonato. Io intanto vi dico già che è certificato IP68, quindi lo possiamo tranquillamente bagnare, ma io eviterei comunque di docce calde, di immergerlo, ecco, in acqua salata.
schiuma o quant'altro, però si lavate le mani, piove, sudate, polvere. Lui, ragazzi, resiste, perché in questi caldi giorni dove mi lavo di continuo le mani, le braccia, ragazzi, lui non ha fatto una piega. Dal basso verso l'alto abbiamo tutto quello che è all'interno del watch, quindi i vari fusi orari, chiamate, registro chiamati, vari dati, le attività sportive, faccio vedere qualcosa, dove ce ne sono divise tante categorie, poi in ogni categoria abbiamo le varie situazioni, possiamo fare anche qui, settare dei target, non c'è il GPS, quindi puramente amatoriale, le cattura bene, non benissimo, non vi aspettate ovviamente uno sportwatch un pochino più professionale con questo dispositivo che costa più o meno come un cinturino di un altro orologio, non sto scherzando, dove abbiamo glucosio, lasciamolo lì, ecco, cuore, ECG, pressione, ossigeno nel sangue, musica, un po' di tutto, il sonno che è abbastanza preciso, abbiamo il cronometro, bella anche la grafica, abbiamo il meteo qui che ci fa vedere solo, guardate, la parte principale, quindi non ci fa tutta la settimana, calcolatrice, sveglia, ecco, abbiamo un po' le solite cose che andiamo a trovare su questi smartwatch, abbiamo l'NFC che non serve per pagare ma per trasferire, ecco, bigliettini da visita e quant'altro, pressione dell'aria, ovviamente software. Vi faccio vedere anche la parte delle chiamate, uguale a quella precedente, quindi si accende qui la parte delle chiamate, accendere, vedete, è un po' macchinoso. Io raccoppio un nuovo dispositivo, lui trova Zordai Audio, io vado ad accoppiare, consento le chiamate e adesso posso tranquillamente fare e ricevere tutte le telefonate. Occhio che quando la parte delle chiamate è accesa, ragazzi, come adesso, sentite, io riceverò sempre tutto l'audio multimediale. Per evitare ciò dobbiamo andare nelle impostazioni, lasciare telefonate, ecco, in questo caso togliere audio multimediale e si potrà tranquillamente solo ricevere le nostre chiamate, che io adesso volevo andare a farvi. Intanto vi faccio vedere anche i suoi widget, che sono grosso modo sempre, ragazzi, gli stessi, si possono aggiungere e togliere altri widget. Ora io faccio 177, io telefono, sto zitto e vi faccio sentire come va l'audio. Ragazzi, io ve lo faccio qui vedere ancora messo al mio polso, è molto bello, è abbastanza sottile, secondo me può stare bene anche ad un pubblico femminile tranquillamente. Ecco, c'è anche qualche watch face che abbiamo già all'interno, non sono proprio super bellissime, se così si può dire, alcune un pochino più complete come questa, ma il polso sta bene, più che altro perché è venduto a tipo 15-20 euro. Per 20 euro abbiamo un Bluetooth 5.0, impermeabilità P68, ci fa vedere le notifiche, sembra uno di quei venditori su YouTube che vendono i prodotti di Temu, che ti dicono che i prodotti di Temu sono i migliori, che costa solo poco e fa tante cose. In questo caso, ragazzi, lui lo fa davvero e costa sicuramente molto poco, anche la fluidità che non è il massimo, però ragazzi, guardate, si riescono a fare diverse cose che io non riesco comunque a fare con prodotti sulla stessa fascia di prezzo. Ovviamente lui non va a sostituire uno smartwatch, non è il best buy del momento, non va a sostituire uno smartwatch che costa di più con le stesse funzionalità, ma è uno smartwatch che al prezzo a cui è venduto, devo dire che ci sta. Io ve lo lascio linkato in descrizione a questo video, ringrazio Zordai per questo sample in prova, ci vediamo alla prossima recensione, mi raccomando, pollicione in su, iscrivetevi al canale, ciao!